poi la Sicilia purtroppo, non posso dire purtroppo nel bene o nel male, è sempre stata laboratorio di analisi politiche. La Sicilia ha sempre testato, ha sempre sperimentato quello che poi qualche anno dopo riusciva ad esportare fuori, qualche volta è andata bene, purtroppo molte altre volte è andata male. E io oggi ho insistito per avere la presenza di Gioacchino Genchi, lo ringrazio perché per lui è stato davvero faticoso essere presente qui, perché in questi giorni, in questi mesi, devo dire ormai, continua ad essere sotto attacco, ma sotto attacco non dalla criminalità organizzata, cioè quella spiccia, sotto attacco dalla criminalità organizzata dalla mafia con le giacche e cravatta, quella che si annida nei palazzi, quella che opera direttamente da Montecitorio, quella che opera al tribunale. Ieri a Messina eravamo con Clementina Formeo, devo dire che abbiamo riempito, non me lo aspettavo, ringrazio chi si è impegnato, abbiamo riempito la sala di un albergo e per Messina è una cosa assolutamente inusuale, poi se consideriamo che ieri era il ponte di Roma, devo dire che è andata veramente bene. E c'è stata una cosa che mi ha colpito ieri, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato della vicenda di Gioacchino, abbiamo parlato delle varie vicende che in questi mesi non sanno dove cominciare prima, oggi si aggiunge anche il divorzio tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi, solo che a me non piace parlare. La signora Lario ha fatto delle affermazioni molto forti e nessuno le ha accolte volutamente fino in fondo, ha detto io non sono mio marito perché sta con le minorenne. In un altro paese, ripeto, e io a me qua piace ispirarmi al mio ideologo politico numero uno, oggi che siamo in pochi lo dico, che è Cento la qualunque, perché è veramente quello che incarna il politico italiano. Non sono cose normali. Allora, in un paese normale sarebbero partite 10.000 indagini. Perché sua moglie ha detto che il marito ha relazioni con minorenni, ci ha detto questo. Io ho sentito di sfuggita qualche titolo di qualche telegiornale, la signora Veronica Lario ha chiesto il divorzio dal marito e si è affidato al suo avvocato di fiducia. Ok, a posto, ti conosci loro. Ma perché? Ripeto, in altri paesi questo sarebbe stato frutto, non so, sarebbe stato frutto non soltanto di tutta una serie, di un meccanismo molto approfondito, ma io non ho sentito parlare dell'opposizione, o quella fantomatica opposizione. Anche da questo si capisce che è un tutt'uno, spalmato in maniera uniforme. E se qualcuno poi si chiede, diciamo, ma perché noi in questo paese l'opposizione, non esiste un'opposizione in questo paese, non esiste, non c'è. E l'opposizione viene fatta attraverso lo stesso partito di Berlusconi. L'opposizione qualche volta gliela fa la Lega perché gli deve tirare del cavatino ancora di più. L'opposizione gliela ha fatto Vini Pietro per quello che riesce a fare. Ma non esiste un'opposizione assolutamente in questo paese. E se poi alla fine dico da 4 giorni, da 3 o 4 giorni, adesso non ricordo più, ho il piacere di essere indagata, perché mi è stata notificata questo procedimento penale, nel quale appunto mi fa compagnia il Salvatore Borsellino, in quanto abbiamo detto che Sgarbi è un pregiudicato e poi in questo paese evidentemente ancora dire la verità. Reali. Io non so adesso cosa farà poi il magistrato, comunque sono ben lieta che ci sia un procedimento, così avremo la possibilità non solo di dire che ho pregiudicato il primo di quella, ma spiegheremo anche loro, diremo quello che ha fatto, quello che manca un po' insomma da parte dell'informazione, da parte della stampa. Però devo dire che da 3 giorni, adesso questo è il terzo o quarto giorno, adesso non lo ricordo più, ho l'onore, nuovamente perché queste sono veramente stellette sul campo, credetemi, di essere stata considerata da una persona che è veramente inqualificabile, di essere stata chiamata come deprecabile interferenza esterna. Chi mi ha chiamato così è Nicola Mancino, che è il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, a me noto, ma sicuramente anche voi, per le sue aprisie continue e ricorrenti. Infatti si è dimenticato, ha dimenticato, però adesso fa, adesso noi lo pungoliamo e lui piano piano tira fuori dal cilindro piccoli ricordi, cose che non ha mai detto a nessuno, neanche nelle aule di tribunale, le viene a dire sui giornali. Parlare di
magistrato messinese che opera da anni presso la procura di Reggio Emilia. Lui dice di essersi dimesso per colpa mia. Perché? Io mi sono limitata a fare in questi mesi, in circa 8-9 mesi passati, mi sono limitata a fare informazioni. Cioè, sono andata a Reggio Emilia, mi sono accorta a breve, mi sono accorta che a Reggio Emilia c'erano palesissime infiltrazioni del clan dei Casalesi e del clan di Cutro, il clan di Crotone, appunto di Calabrese, e mi sono accorta che la loro infiltrazione non si limitava semplicemente agli appalti vinti, appalti che riguardavano appunto appalti pubblici, ma la loro attività si è spinta oltre. Io ho trovato appartenenti ai Cutresi, li ho trovati nel comune, cioè come funzionari del comune, nel consiglio comunale, tra gli assessori, tra i consiglieri, per cui c'era una palesissima manifestazione di queste presenze. Qualche settimana dopo il mio intervento, l'Espresso ha confermato tutto quello che io avevo detto, allora l'ha cominciato a passare sul polverone, se non che due settimane dello scorso anno, Angela Napoli, che è parlamentare di Alleanza Nazionale, ha fatto un'interrogazione al Parlamento. In questa interrogazione lei si chiedeva come poteva essere possibile che essere stato possibile che la ditta Ciampà, che era appunto questa ditta calabrese, alla quale era stato ritirato il certificato antimafia, nonostante questo ritiro, aveva vinto, si era giudicato diversi appalti, uno per la discarica di Poiatica e addirittura aveva vinto l'appalto per la costruzione della biblioteca di Casalecchio di Reno, che è sempre un comune a pochissimi chilometri da Bologna. Detto questo, mi sono chiesta a questo punto, chissà cosa dirà la procura di Reggio Emilia, visto che arrivo io là, faccio Star Trek e gli dico che c'è la madre, nessuno si affaccia. Arriva l'Espresso, fa il suo bell'articolo, tre pagine, nessuno dice nulla. C'è l'interpellanza parlamentare di onorevole Napoli che dice: guardate che una ditta che ha vinto un appalto sul vostro territorio è stata rivista e ritirato il certificato. Come è stato possibile? Parla nessuno. Allora mi chiede, scusate, ma chi è il procuratore di Reggio Emilia? Italo Matera. Perché lo conosci? Certo che lo conosco, lo ricordo bene, perché uno di quei magistrati messinesi, chiacchierato, tra virgolette chiacchierato, ha chiacchierato per alcune vicende processuali che mi hanno visto co-protagonista. Allora chiedo di organizzare un nuovo appuntamento a Reggio Emilia, questa volta mi accompagna Salvatore Borsellino, a questo incontro abbiamo anche invitato il procuratore Matera.